Risale ormai a più di 2 anni fa il provvedimento dell'ex sindaco di Cicerale, Francesco Carpinelli, della chiusura della strada sterrata e unico percorso per raggiungere località Corbella. Provvedimento motivato dalla pericolosità della strada per la pubblica e privata incolumità, nonostante rappresentasse una strada importantissima per vari proprietari terrieri di quella zona. Per la strada venne disposta la completa chiusura a veicoli e pedoni. Ai tempi Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo e proprietaria di una agriturismo a Corbella, presentò ricorso al TAR campano che le diede ragione, in quanto non era presente un percorso alternativo per accedere alla località e la strada venne riaperta. Ora, ad anni di distanza, con l'avvento della nuova amministrazione guidata dal sindaco Gerardo Antelmo, sembra che la situazione possa finalmente risolversi. Il sindaco è intervenuto ai nostri microfoni sulla questione, definendo la strada come importantissima per il comune, essendo la porta per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dichiarando che ci saranno dei piccoli interventi per migliorare la viabilità già nell'immediato e annunciando il nuovo nome della strada, ovvero Via Ansel Keys, come il padre della dieta mediterranea. Il sindaco Antelmo, inoltre, ha aggiunto che la strada di Corbella è stata candidata ad un progetto di totale ristrutturazione. Ah, lei si è interessato a questo argomento, che adesso le spiego, prima ancora di diventare sindaco. Ora è sindaco, la strada per Corbella. A che punto sono i lavori, se ci sono interventi nell'immediato? Allora, la strada per Corbella, tenete presente che per noi rappresenta un elemento importantissimo, quell'area, perché è l'area di accesso al Parco Nazionale del Cilento. Credo che vada assolutamente potenziata. Abbiamo messo in campo una serie di attività, già sono in corso anche dei piccoli lavori di piccola manutenzione. Ovviamente quella è una strada che è molto lunga e sconta purtroppo la mancanza di investimenti da almeno 30 anni e quindi non è facile intervenire in tempi immediati, però insomma è assolutamente tra le priorità dell'amministrazione comunale. Faremo dei piccoli interventi già nell'immediato, ma lì è necessario un progetto notevole, un progetto rilevante che possa consentire di avere un accesso. Quella è la porta nel Parco Nazionale del Cilento, nell'area 1 del Parco Nazionale del Cilento. È stato già fatto un investimento in quell'area per creare una sentieristica. Stiamo provando a mantenerla, ma la cosa importante è quella di andare a intervenirlo sulla strada. Insomma, è assolutamente all'ordine del giorno l'argomento, perché è una strada per noi importante. Quella, tra l'altro, annuncio ai cittadini, la mia proposta si chiamerà Via Ansel Keys, perché è la porta d'accesso al Parco Nazionale, ma anche alla dieta mediterranea, che poi, voglio dire, a Cicerale abbiamo l'ambasciatrice della dieta mediterranea, che è Giovanna Voria, col quale sono in stretto contatto e stiamo programmando anche una serie di altre iniziative. Possiamo dare giusto un termine a livello temporale? Purtroppo, allora dicevo, per l'investimento strutturale è un investimento che necessita di interventi pubblici che non dipendono dal comune, perché è una strada di circa 6 km. Il comune non può avere le risorse da solo per poter fare un intervento strutturale fatto bene. Sicuramente almeno una manutenzione ordinaria la faremo nel breve termine, una manutenzione ordinaria per quello che possono fare i comuni con la scarsità di risorse, però abbiamo già candidato quella strada in un progetto di totale ristrutturazione e totale sistemazione, anche con prevedendo un po' di allargamenti, un po' di sistemazione degli argini, che può consentire di poter rendere veramente fruibile quell'area. Tenga conto che abbiamo ottenuto di fatto una somma urgenza dal Genio Civile per pulire gli argini del fiume Corbella, perché lì c'è un problema proprio in quell'area, ma anche della Lento, lì c'è un problema proprio in quell'area, che si verificano spesso esondazioni proprio perché il fiume non è mantenuto. È evidente che se noi andiamo a intervenire anche su questo, anche gli interventi di manutenzione che noi andremo a portare su quell'area non saranno vanificati da eventuali esondazioni del fiume.